stupiscono. Siete l'orgoglio dell'Italia, così Sergio Mattarella ha rivolto ai nostri militari impegnati in operazioni internazionali. Luciano Ghelfi. Queste festività sono un momento sempre di pausa, ma anche di riflessione e di ritorno a pensieri di collaborazione generale, che mi auguro poi si mantengano per tutto il corso dell'anno che andremo a vivere nel 2020. Torna sulla necessità di dialogare nell'interesse del Paese il Presidente Mattarella dopo il richiamo di ieri al rispetto in politica, al ricordarsi che chi governa lo fa a nome di tutti. L'occasione è il collegamento in videoconferenza con i nostri contingenti all'estero. Mattarella li definisce una costellazione di contributi alla pace e alla stabilità, motivo di prestigio per il Paese. Mattarella dialoga con i comandanti, si informa sulla situazione e ringrazia per il contributo di professionalità e umanità ovunque riconosciute. Ricorda i feriti e i caduti e negli auguri accomuna i 7.000 militari impegnati sul territorio nazionale nell'operazione Strade Sicure. Sono due facce della stessa realtà, perché la proiezione internazionale in questa chiave di pace e collaborazione è coerente con quello che si fa all'interno per garantire sicurezza e tranquillità ai nostri concittadini. L'impegno italiano è quello delle Nazioni Unite per una soluzione della crisi libica, lo ha chiesto il ministro degli esteri Di Maio a Brindisi con il segretario generale dell'ONU Guterres. Sentiamo Luca Moriconi. I rischi per l'aggravarsi dell'emergenza umanitaria e il radicamento del terrorismo a pochi chilometri dalle nostre coste e sulla Libia, dice Di Maio, serve una soluzione tempestiva. Occhi puntati alla prossima conferenza di Berlino, massimo sostegno all'azione dell'ONU, ribadisce il ministro degli esteri incontrando a Brindisi il segretario generale Guterres. L'occasione, i 25 anni del centro servizi delle Nazioni Unite, obiettivo dell'Italia promuovere una missione europea per ottenere il cessate il fuoco o quantomeno una tregua tra le parti e recuperare terreno sul fronte diplomatico. Stando lì mi sono reso conto ancora di più in Libia di quanto ci sia una proxy war in atto, una guerra per procura che vede troppo interferenze.